Liturgia. Tempo ordinario. Undicesima settimana, sabato, giorno di Maria. È bello che la Chiesa ci doni il sabato sempre come giorno mariano, che come un'alba, un'aurora ci prepara il giorno del Signore. E i santi ci accompagnano verso il giorno del Signore, non solo la domenica, ma il giorno eterno. Oggi in questo sabato, giorno di Maria, è San Paolo che sta concludendo la sua seconda lettera che scrive ai suoi amici cristiani di Corinto e termina dicendo: se bisogna vantarsi. Sì, si vanterà. Verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. È l'esperienza carismatica più alta di San Paolo. E dice: so che un uomo in Cristo, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo, non lo so, lo sa Dio, è un'esperienza altissima, per cui vive un rapporto carismatico, di rivelazione, di visione. Deve garantire ai suoi amici che proprio hanno davanti a loro un dono, un uomo con una grande grazia del Signore. Fu rapito in paradiso e udì parole indicibili. Ecco l'espressione per dire qualcosa di inesprimibile, la parola pronunciata nei cieli, fuori del corpo, di una realtà terrestre. E San Paolo dice: di quest'uomo mi vanterò. Sembra che il nostro caro Apostolo voglia scindersi in due per dire: ciò che riguarda la gloria di Dio, la lode di Dio, quest'uomo esaltato da Dio per i suoi doni, i doni di Dio, in quest'uomo io voglio riconoscere l'opera del Signore. Come del resto anche Maria cantò così: l'anima mia magnifica il Signore. Per tutto quello che ha compiuto, grandi cose ha compiuto in me l'Onnipotente. Mentre dice San Paolo: di me stesso non mi vanterò, cioè dell'uomo ancora nelle sue debolezze, nella sua povertà, con le stimmate fa riferimento ai suoi limiti umani e riceve la risposta di Dio dopo che ha pregato 3 volte per esserne liberato: ti basti la mia grazia. Perché Dio manifesta la sua potenza, la sua forza nella nostra debolezza, quando noi riconosciamo la nostra debolezza. Ecco, San Paolo ci ha parlato di carismi. Sono doni, sia straordinari che ordinari. Hanno lo scopo di costruire il regno di Dio, l'evangelizzazione. E nella comunione dei santi, queste grazie, questi doni, in fondo sono di tutti, perché noi viviamo nel corpo mistico, Gesù è il capo e noi tutti siamo le sue membra. Il dono di uno è il dono dell'altro, come ben San Paolo si esprimeva con l'esempio del corpo umano, che tutti gli organi compongono l'unità del corpo. Dobbiamo riconoscere che ci sono dei carismi particolari anche oggi. Quando si preparò il Concilio Ecumenico Vaticano II, alcuni volevano sostenere che i carismi erano di un'epoca passata. Fu il Cardinal Sinans e altri che sostennero: no, i carismi sono presenti durante tutta la storia della Chiesa. Oggi potremo e dovremmo saper riconoscere in molti santi
un particolare carisma mariano, per cui si sentono accesi di quell'amore particolare verso Maria e ne diffondono, non dico la devozione, troppo poco, la spiritualità, per cui chi è mariano è veramente fortemente cristiano. Pensiamo a questo dono mariano in San Luigi Maria di Monforte, in San Massimiliano Maria Kolbe. Ma oltre questo dono dato ai singoli, c'è da riscoprire oggi più che mai un carisma di marianità, che vuol dire un'accentuata dimensione mariana di tutta la Chiesa, per cui la Chiesa non può non manifestare il suo essere in Maria, come la via di Dio ha dimostrato, il Verbo di Dio si è fatto carne in lei. Potremmo dire, sorridendo, che Gesù si è fatto Maria, si è fatto mariano, ha acquistato anche lui quella dimensione di marianità, ma è un dono fatto da Dio a tutta l'umanità. Riguarda il diventare quindi Maria, un respirare Maria, come dice San Luigi Maria di Monforte. Oggi purtroppo c'è una corsa di attenzione idolatrica, spasmodica, verso tutto ciò che è la manifestazione esteriore di noi stessi. Gesù nel Vangelo ci richiama. Guardate, non si può servire due padroni, o si amerà l'uno e si odierà l'altro. Voi quindi non preoccupatevi. Questo non vuol dire che non dobbiamo essere attenti alle necessità della vita, al mangiare, al bere, al vestire, ma dobbiamo essere più attenti alla provvidenza di Dio Padre su di noi, il suo sguardo pieno d'amore, che si posa anche su un giglio, su un uccello, per renderli così belli e deliziosi per la nostra stessa vita. Ma il fine ultimo che ci dice il Signore di tutto questo è di cercare anzitutto il regno di Dio. E chi fa la volontà di Dio, dice Gesù, è mio fratello, sorella e madre. Man mano c'è una crescita. Fratello, sorella, posso diventare sorella, posso diventare madre, come Maria. Che bello. Oggi si sospinge l'umanità verso una confusione per cui non si vorrebbe più distinguere l'uomo dalla donna e la donna dall'uomo, con drammi fisici e psicologici orribili, terribili. Ma la femminilità santa, nobile, potremmo dire divina, voluta da Dio in Maria, è un dono che deve essere partecipato a tutti. Questo viene iniziato già con la comunione eucaristica, quando noi riceviamo il corpo di Gesù, ma anche il corpo ricevuto da Maria. E con questo corpo eucaristico noi veniamo ad acquisire tutte le ricchezze e dell'uomo e della donna, pur conservando le nostre distinzioni bellissime, per cui noi in Cristo e in Maria diventiamo quel corpo mistico che dà e darà gloria a Dio per tutta l'eternità.